Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Wrexham. Ci siamo lasciati nello scorso episodio, forse uno dei più complicati per quanto riguarda il proseguo della stagione, ma oggi Emirates FA Cup più due di campionato, molto importante la Emirates FA Cup. Oggi puntiamo tutto su questa partita, sul Birmingham. Dobbiamo passare il turno, abbiamo un unico obiettivo in coppa che è questa qui, quindi dobbiamo cercare di farlo, di completarlo, perché per la prossima stagione ci serviranno più soldi e completare obiettivi vuol dire più soldi. Quindi formazione titolare e let's go. Ed eccola che inizia così, Wrexham Birmingham City. Partiamo questa volta dal turno 3 di questa Emirates FA Cup. Scusate, ma credo che l'audio sia un po' troppo alto. Come mai è così alto? Infatti sta a 4. Ecco perché. Credo che sia perché anche la mia ragazza gioca a FIFA sulla mia Play, e quindi ogni volta mi cambia tutto l'audio, vai Osei. No Osei, prova con la Ronaldo Shop, non riesce. Forza, dobbiamo passarlo questo turno, è troppo importante per noi. Waters subito si fa vedere, vai Renatino. Chambers vede Bernardeschi, che bel passaggio Bernardeschi, ancora Maitland-Niles, Gyökeres, Lingard, Ampadu. Può provare Maitland-Niles, bella parata, iniziamo subito. Bello, vai col calcio d'angolo, non su Hubbard stavolta, per favore. Bravo su Chambers, che non ci arriva. Se il Birmingham ad avere il possesso di palla, noi ci siamo già ricomposti in difesa. Bernardeschi, giocatore da seguire. Attenzione. Si fanno pericolosi. Vabbè, ma che cosa vuoi fare da lì? Ha anche tirato addirittura. Perché qua la difesa è un po' scoperta? Perché siamo scoperti qua dietro? Ma che cosa? No, vabbè ragazzi, ma che vuol dire sta cosa? Che vuol dire sto gol? Ma che vuol dire? Ma che cross ha fatto quell'altro? Me lo fai vedere? Qui Waters si poteva tranquillamente buttare, perché gli altri portieri, quando li facciamo noi sti cross così, le prendono. Dai, ricominciamo, va bene. Bella, vai. Sì! Carter Hubbard, 1-1. Bravo Hubbard, e sta crescendo tantissimo sto ragazzo, sta crescendo tantissimo. Gol su gol, assist, sta diventando un mostro sto ragazzo, un mostro. Abbiamo fatto bene a mandarlo in prestito la scorsa stagione, perché è tornato irriconoscibile. Non sembra neanche lui, sembra un suo clone molto più forte. Dai. Bravissimo Giorgione. Esce perfettamente il Wrexham, che adesso può andare all'attacco. Vai Hubbard. Bravissimo, tiene ancora il pallone. Maitland-Niles! Ancora, un altro corner. Vai Chambers, no, davanti, devi mettere davanti, non dietro. No, adesso siamo scoperti. Vai Osei. Dai che manca un minuto. Bravissimo Ampa, va bene così.
Buono sto primo tempo, mi sta piacendo durante il gol che abbiamo preso, che è veramente ridicolo, ridicolo, perché con diciamo fatta a rovescio, cioè noi a fare quel cross e il portiere avversario lì si sarebbe buttato e l'avrebbe presa, invece il nostro ha deciso di non farlo così per sua spontanea volontà. Vai Ampa, vai mate, Bernardeschi, la cross al centro, il cross è sbagliato, riprende palla il Birmingham che adesso può andare avanti. Ma perché ci... io non capisco perché. Bravissimo. Io non capisco perché la nostra difesa si apre in quel modo così ignobile. Bravo, bravissimo. L'hai visto? No, Gyökeres. Porca miseria, sei metri e mezzo. Sei un armadio con i piedi, sei. Non dovresti farti spostare così. Dai, dai. Bravissimo, Maitland. Ancora lui. Corre, mate. Vede. Nessuno. Bravo Gyökeres, ruba palla. Itanan Padu. No, pensavo fosse fuori gioco, mi sono un po' disinteressato. Che errore. Vai, seguilo, non lo lasciare. Bravo sei. Va benissimo, dai, dobbiamo ripartire. Vai Ampa, seguimi sulla fascia. Vai Osei, può andare al tiro. Che cacchio era sta cosa, Abbard? Maledetto. Allora, Osei al Johnson. Eric Lingard. Dai. Andiamo a battere sto calcio d'angolo, dai. Mannaggia. E il bello è che adesso ho capito dove devo tirarla. Però. No, perché non mi ha dato Giorgione? Non ho capito. Oh, ma è mio il fallo! È per me il fallo! Ma cosa stai facendo, arbitro? Era per me il fallo, non per loro. Vai Gyökeres. Non so che fare. Bravissimo. Vieni. Non ci credo. Maitland-Niles. Non ci sto credendo. Oddio, mamma mia, se avessimo preso gol. L'avevo già vista dentro sta palla. Io l'avevo vista già dentro sta palla. Ho detto, vabbè, l'abbiamo persa. All'ultimo minuto, vai. Guarda se questi devono farci gol. Per noi, meno male. No, ma fammi continuare. No, non mi dire che dobbiamo giocare un'altra partita. Sì, si può dire così. Maitland-Niles con quel gol che ci ha sbagliato ci porta di fatto a ripetere questa partita. E cosa si fa? Grazie della disponibilità. Lingard, non è che se ti cambio ti devi incazzare però, eh.
Allora, giocatore a rientro dal prestito, Bickerstaff. Bickerstaff. Chi cacchio era Bickerstaff? Cacchio è? Chi sei, Bickerstaff? Abrosa? Bickerstaff. Lui ha ancora una squalifica, ciao. Ah, Bickerstaff! Ok, l'altro attaccante. Bene, ritorna in prestito. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Allora, ragazzi, intanto, nel frattempo, andiamo un attimo al calendario. Vorrei vedere se ci dicono già quando c'è la ripetizione di questo turno di coppa. Allora, campionato, campionato, campionato. Campionato, campionato, campionato. Ok, non si sa ancora, quindi va bene, lasciamo stare. Andiamo un attimo ai trasferimenti. Perché vorrei vedere un giocatore da portarci. Da almeno anche in prestito secco, non lo so, qualsiasi cosa ci va bene, perché rimanere con Coughlin, che è un 62, non è che ci dà tanta sicurezza. Quindi adesso mi faccio un attimo un giro e poi andiamo in hub mercato e vi faccio vedere se ho trovato qualcuno. Allora, ragazzi, dopo un'attenta analisi sono riuscito a trovare solo due giocatori, uno inglese e uno francese. Uno lo conoscerete sicuramente tutti. Stiamo parlando di Lacroix del Southampton, 23 anni. E lui sarebbe un ottimo difensore, un ottimo sostituto, ma non penso che venga a giocare da noi. L'altro è Haydon Roberts, 21 anni, difensore del Brighton. Purtroppo ho pochissime informazioni, però mi sembrava, diciamo, l'unico più interessante in realtà, e quindi l'ho messo a visionare. Lui ci metterà un pochino di più per arrivare al resoconto, però di Lacroix già sappiamo che potrebbe essere un buon acquisto, tra virgolette, anche se non andremo ad acquistarlo. Quindi proviamo a prenderlo in prestito. Non sono intenzionati. Allora proviamo a vedere quanto può costare comprare la Croix. Possiamo provare a vedere quanto costa la Croix. Allora, io ti offro, giusto per capire, guarda, ti offro lui, ma voglio capire quanto costa. 60 milioni. A faccio ragazza. Bene, ciao Lacroix. Sarebbe stato molto bello, ma già non ci credevo in partenza. Andiamo per Roberts, vediamo se lui ce lo danno in prestito. Tanto non credo che peggio di Coughlin possa essere, non credo proprio. E dai, prendiamolo con prestito con diritto di riscatto, proviamo a prenderlo così. Guarda, se me lo dai per un anno mi va più che bene. Breve termine va benissimo. Va bene anche così. Ok, anche lo stipendio. Quanto vuoi? 4 milioni? Dimmi di sì. Forse potrebbe costare un pochino di meno di 4 milioni, non ne sono sicurissimo, forse abbiamo fatto una stronzata, però per fortuna non dobbiamo acquistarlo. Ok, si ripete subito la partita, quindi preso in prestito Roberts, interesse per Connolly, ok, non ci interessa. Al Said, al Vitesse. Deleghiamo, prestito normale per 2 anni. Al Said, ti prego, accetta. Al Said, ti prego, accetta. Roberts, quanto vali, Roberts? Dimmi che vali, ti prego. Allora, andiamo a mettere. Ecco perché hanno accettato quei 4 milioni. Quasi quasi è meglio il nostro Coughlin. Decisamente. E va bene, dai ragazzi, è stato a scatola chiusa questo acquisto, però ce lo dobbiamo far andare bene, ce lo dobbiamo far andare bene, va bene, dai, dai. Portiamoci Davenport. Va bene, magari chissà, magari inizia a crescere, lo facciamo giocare e magari ci può dare belle soddisfazioni. Cresce, invece di 4 milioni ne vale 12.
potremmo fare un bel acquisto per il futuro. Va bene, allora ripro... No, perché sono andato qui? Vabbè, sì, dai, cambiamo le maglie. Noi giochiamo con la rossa. Anzi, noi giochiamo con la verde. E loro con la gialla. Ecco. Allora, cosa si può fare? Cosa si può fare? Cosa si può fare? Abbard. Allora, sì. Ripartiamo come abbiamo lasciato con Eric. Ci portiamo Musset. Ragazzi, vedete che vi dico? Io voglio provare Roberts. Lo proviamo adesso. Dai, andiamo. Oh, eccoci qui per la ripetizione di questo turno di Emirates FA Cup. Giochiamo di nuovo contro il Birmingham City. Stavolta siamo scesi con una squadra diversa. Abbiamo un nuovo acquisto, per fortuna preso in prestito. Non credo che lo riscatteremo per la stagione prossima, però va bene, un difensore in più può farci solo che comodo. Vai Maitland, vai Berna, bravo Berna. La palla al centro. Un po' brutta questa palla. Dai. Bravissimo Roberts. Bravissimo Roberts. 150 partite. Il nostro Max Power, il nostro allenatore. Come cacchio l'ho data quella palla? Bravissimo Waters, bravissimo. Ci salva in calcio d'angolo. Dio. Va bene, lunga, lunga. Non rischiamo. Per Hubbard addirittura. Va bene, bravo Musset, bravo Hubbard. Maitland. Va bene, bravo Musset che le sei riuscito a tenerla. Ampadu, a chi la diamo? A Osei Tutù. Ehi, che brutto sto cross. No, bravissimo. Oh, sembra buono sto Roberts, eh. Magari niente, abbiamo fatto un bel acquisto. Mannaggia la miseria. No, Waters, mamma mia. Un bacio ti darei un bacio, Waters. Bravo Eric. Vai Eric, può andare da solo, nessuno che ci accompagna. Vai Eric, no! Di testa addirittura l'ha bloccata, incredibile. No, che fate tutti e due? Bello, bello lo scambio, vai. Vai, vai, l'hai visto? L'hai visto? Bravo Musset, ha tirato una saracca. Dai. Vai di nuovo. Maitland Niles può andare di testa. Musset. Ancora calcio d'angolo. Si è fatto male. Ti va bene. Ti è andata. Dai, chi se ne frega. Chi se ne frega. Maitland è un muro, eh. Vai Chambers. La fa lui. La mette lui. La mette lui per l'1-0. Per il vantaggio della squadra gallese. Bravissimo Chambers, bravissimo. Ottimo. Ottimo. Bravo così. Falli male. Bravo Chambers, vai Ampa, vai Ethan, l'hai visto? Maledetto, il difensore non l'hai visto però. Eric, Musset! Per il 2-0!
all'ultimo minuto, all'unico minuto di recupero di questo primo tempo, porta il doppio vantaggio. E squadre che vanno sicuramente adesso negli spogliatoi con morale nettamente differente. Bravo Musset, bravo Musset, bravo Eric, che ha dato una bella palla. Eric, forse Hubbard. Un lapsus, un lapsus. Va bene, vai, vai che è finito, vai. Bello sto primo tempo, nettamente migliore questo primo tempo rispetto alla partita scorsa. Nettamente. Dai, dai, dai. Dai che se passiamo il turno vi faccio un bel regalino, eh. Tutti in vendita vi metto. No, scherzo. Scherzo, scherzo, scherzo. Sto scherzando, ragazzi. Non, era uno scherzo. Era uno scherzo, ragazzi. Ragazzi, era uno scherzo. Ragazzi, era uno scherzo. Ragazzi, per favore. Dai, mi avete fatto prendere un colpo. No, era bella, era buona. L'hai visto? C'è anche il piedino. Non è vero. Cioè, in realtà sì, però. Oddio. Vai, 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 vai. Prendila, 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 prendila. Bravo. Bravo. Che stop, Roberts. Bravissimo. Per Berna. Che la può mettere dentro. Ma non c'è nessuno. Non c'è. Perché non c'è nessuno? Dai. Perché non c'è mai nessuno che va, che si inserisce in area? Dai, ragazzi. Cos'è sto buco? Dai, 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 dai. Forza. L'abbiamo, dovevamo prenderlo. Per forza dovevamo prenderlo. Ve lo chiedo, per forza dobbiamo prenderlo. Non siamo contenti se no, vero? Non siamo contenti, va bene. 67esimo. Oh, cos'è sto buco? Mamma mia, Waters, ragazzi. Mamma mia, Waters. Mamma mia, Waters ci sta salvando. Ci sta salvando. Una parata dietro l'altra. Ad ogni partita. Ad ogni partita. Bravissimo. Vai Roberts, mamma mia Roberts. Mamma mia Roberts. Che acquisto, cioè che acquisto. Che presa in prestito, l'hai visto? È dentro per Hubbard. La spara altissima. La spara altissima. È vero che sei mancino, ma c'hai 5 di piede debole, figlio mio. C'hai 5 di piede debole. Bravo Roberts, ti sei comportato bene. Bravo, bravo, bravo. Se questi ci vanno a riprendere, non so, poi non è che possiamo ripeterla all'infinito sta partita. Bravo, bravo, bravo. Ethan è tuo, tienilo. Tienili tutti, li devi tenere. Oddio. Oddio, tienila, 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 tienila. Butta avanti. Sì! Passiamo il turno. Passiamo il turno. Passiamo il turno, passiamo il turno. Oh, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Dai, buona così. Buona così, ragazzi. Buona, buonissima così. Buonissima così. Allora, ragazzi, ragazzuoli, non voglio farvi questo video molto lungo. Allora, aspettate un attimo. Dedicato per 2 anni al Said. Ti prego al Said, ti prego. Ryan Austin, con diritto di riscatto, no, prestito per 1 anno. Vai Austin, vai. Allora, ragazzuoli, dicevo, non voglio farvi questo video molto lungo. Ci siamo fatte 2 belle partite di Emirates FA Cup. E purtroppo è stato lo stesso turno, perché abbiamo fatto la prima partita e poi la ripetizione, perché secondo me sta cosa non ha senso. Comunque andiamo in pareggio, facciamo i tempi supplementari, non lo so. Invece no, ripetizione della partita, va bene, dai. Comunque, prossimo episodio, vi aspetto per il Tottenham. Abbiamo subito, subitissimo, Cardiff, Birmingham e Tottenham.
per il turno 4. Mamma mia, non oso immaginare che partita ne verrà fuori, non oso immaginare. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo episodio, come sempre, ogni giorno, tranne la domenica, sempre alle ore 16 e noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.